Mi sta guardando con due occhi che se io non fossi gay... La tempistica. Se io non fossi gay, ve lo dico seriamente, cioè, se, no, scusate, se io fossi stato gay, io di un uomo come Tania mi sarei innamorato, innamorato a prima vista, a prima vista, a prima vista. Ma visto che non sono gay... Mi tocca sopportarlo, un po' che parole. Devi vedere come mi tocca a me, i tuoi tempi poco radiofonici sono terribili. No, ma io sono molto, 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 molto selvaggio. Dunque, dicevamo, adesso stiamo, controlliamo le mail, perché da Ancona ci arriveranno finalmente i dati che vi comunicheremo. Al termine dei dati proveremo a chiamare il presidente dell'assemblea legislativa, Vittoriano Solazzi. Vittoriano Solazzi. E quindi vediamo un attimo intanto di dare qualche aggiornamento. Allora, aspettate un attimo, care amiche e cari amici, beati voi, chissà dove sarete, chissà dove sarete. Guardate fuori, sono andato un attimo fuori, gli alberi in fiore, vi rendete conto? I mandorli già in fiore, è già primavera a metà febbraio. Benissimo, 8 minuti fa, ci siamo, Tagno, sei pronto tu? Perché normalmente sei sempre tu a non essere pronto, io non ho capito perché. Normalmente io rispetto sempre i tempi radiofonici, ma c'è qualcuno che... Beh, prima di parlare almeno bisogna alzare un microfono, non ti sembra? Bravissimo, bravissimo. Se invece alzato, quando non dobbiamo parlare, parliamo e ci sentono anche fuori onda. Allora, Piemonte... Calo intorno al 20-25%. Vincono i candidati renziani un po' dappertutto, però c'è il primo dato, un altro dato politico. Stefano Fassina che dichiara: l'affluenza è stato un flop ovunque, seggi deserti, l'emorragia di voti per le primarie del PD unisce tutta Italia. Vi do l'interpretazione di Stefano Fassina, che non è mai stato troppo tenero con Renzi. Questo è il riflesso della brutale scelta avvenuta giovedì scorso in direzione nazionale con la sfiducia votata a Letta. Larga parte del Popolo Democratico non ha capito quanto avvenuto e ha inviato un chiaro segnale. Così l'ex vice ministro all'economia Stefano Fassina, che è una chiave di lettura politica obiettivamente interessante, della quale poi parleremo con, sempre che ci risponda, con Vittoriano Solazzi. Ecco, quindi l'eventuale flop è stato determinato, secondo Fassina, da un problema proprio di strategia politica. Quindi dice, giovedì, come si dice, non ci hanno capito e quindi è successo questo. Notizia in tempo reale: Francesco Comi stravince
ed è il nuovo segretario regionale del Partito Democratico con il 78% dei voti. Notizia proprio di 50 secondi fa, il renziano Francesco Comi, consigliere regionale di 42 anni di Tolentino, è il nuovo segretario regionale del Partito Democratico delle Marche. Ha vinto dappertutto. Comi ha incassato il 78% dei voti. C'è un dato che verificheremo, perché qui io vi dico un'ansa che è arrivato pochissimi minuti fa. Hanno votato quasi 10.000 persone e vi leggo testualmente: l'appello al non voto ha fatto breccia a Pesaro, ma non nel resto delle Marche. Questo dato aspettiamo di verificarlo non appena da Ancona ci comunicheranno. Puoi guardare su Facebook, scusate, sulle mail se è arrivata. Quindi Francesco Comi è il nuovo segretario regionale del Partito Democratico delle Marche con il 78% dei voti. Questo, guardate, proprio Messaggero di Ancona, e nessuno... No, non è ancora arrivato. Infatti, perché non c'è ancora non ci sono ancora i dati disponibili. Interessante a questo punto è capire, rispetto al resto delle Marche, quanto è stata l'affluenza nella provincia di Pesaro e Urbino. Vi dico in diretta anche la prima dichiarazione che ha rilasciato all'ANSA il vincitore Francesco Comi: da domani, e spero con Gianluca Fioretti, con il suo sfidante, saremo al lavoro per ristabilire un dialogo costruttivo con il partito tutto e l'unità necessaria per affrontare la prossima sfida elettorale delle amministrative. Francesco Comi ha rilasciato anche una dichiarazione in merito all'affluenza. Pur con un dibattito congressuale molto acceso, la partecipazione è stata superiore a quella degli ultimi congressi provinciali. Sono soddisfatto e ringrazio tutti i volontari che hanno lavorato e allestito i seggi, gli iscritti, gli elettori, i candidati in lista e il suo sfidante Gianluca Fioretti. Quindi vi ripeto la dichiarazione di Francesco Comi: massima disponibilità a lavorare insieme già da domani con lo sfidante per guardare avanti, e soprattutto una dichiarazione che dice, pur con un dibattito congressuale molto acceso, la partecipazione è stata superiore a quella degli ultimi congressi provinciali. Quindi ripeto, in attesa di vedere i dati definitivi, possiamo dire che l'affluenza nella regione Marche è in tendenza, se non leggermente superiore, all'affluenza nelle altre regioni. Per cui, prima considerazione, anche se nella provincia di Pesaro e Urbino fossero andati a votare 3 gatti contro i 100 del resto delle Marche, l'appello al boicottaggio del presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Matteo Ricci, che voglio ricordare è anche vice
presidente nazionale del Partito Democratico, e come posso dire, il suo appello è andato un po' a farsi benedire, nel senso che possono averlo ascoltato i suoi fedelissimi della provincia di Pesaro Urbino, ma nel resto delle Marche di Matteo Ricci se ne fregano. Quindi un personaggio che ambisce a avere un ruolo nazionale, anche se al suo appello a non voto avessero risposto soltanto nella provincia di Pesaro e Urbino, non hanno risposto nelle altre province delle Marche. Questo cosa significa? Che Matteo Ricci, al di fuori, diciamo da Senigallia in giù, dove inizia la provincia d'Ancona, è considerato tanto come il sottoscritto e i suoi tre gatti. E quindi già questa è una riflessione non di poco conto. Ma c'è un'altra riflessione da fare. Se effettivamente il voto controlla se sono arrivati Tanio nel frattempo, se mai richiamiamo, se il voto nella provincia di Pesaro è inferiore, ma tutto sommato è in linea con il trend che accomuna tutta Italia, a questo punto non ha funzionato, perché se nelle Marche, nella provincia di Pesaro Urbino, sono andati a votare, sono arrivati in tempo reale, care amiche, cari amici del Lab, sono arrivati i risultati da Ancona. Abbiate pazienza, ma stasera è anche la nostra prima serata in diretta così, per cui io volevo ringraziare, al di là di tutto, quest'uomo qui che è davanti a me, Tanio, che io lo faccio impazzire dal mattino alla sera, perché voi pensate che la serata di stasera, l'ho decisa questa mattina alle 11, altrimenti non era assolutamente prevista. Aspettate che stampa. Aspettate che stampa, se mai passami il computer che ve lo leggo. Le federazioni, ragazzi, io sto vedendo da qui. Siete pronti? Siete forti? Siete carichi? Benissimo. Federazione di Ancona. Hanno votato in 2826. Voti per Comi 1704, cioè pari al 62,46%. Voti per Fioretti 1024, pari al 37,54%. Schede nulle meno dell'1%, schede bianche 2,83%. Ascoli Piceno hanno votato in 1952, Comi ha beccato l'89,20%, pari a 1396 voti contro i 169 dello sfidante Fioretti. Fermo di nuovo, Comi ha vinto con il 68,66%, a Macerata ha vinto con l'85,96%, a Pesaro ha vinto con l'81,20%. I votanti nella provincia di Pesaro e Urbino sono stati 2080, di questi 1628 hanno votato per Francesco Comi e il 18,80% per Fioretti. Poi abbiamo anche il dato analitico, Tanio, scusate, abbiamo anche... Quindi ripetiamo, in tutte le 5 federazioni della regione Marche, Francesco Comi si è imposto.
miglior risultato lo ha ottenuto nella federazione di Ascoli Piceno con oltre l'89% dei consensi, seguita da Macerata con circa l'86% e Pesaro con circa l'81,20%. Questi sono i dati riferiti alla provincia, alla regione Marche. Adesso io direi di fare un confronto, se riusciamo. Sono arrivati altri dati? Per cui ripetiamo, nelle Marche hanno votato 11.983 persone. Vediamo adesso un attimo in tempo reale quanti sono stati gli elettori nel dicembre 2013. Tanio, puoi vedere un attimo se c'è? Allora, aspettate. Dammi due coordinate che cerchiamo. Primarie PD 2013, 8 dicembre 2013. Quindi, Francesco, quindi nelle Marche sono andati a votare in quasi 12.000 persone. Vediamo però la tendenza adesso, care amiche e cari amici del lab. Quindi questo è il dato ufficiale comunicato direttamente da Ancona. E per cui ecco, abbiamo letto anche la dichiarazione di Comi. C'è un'altra riflessione. Se anche adesso cerchiamo di vedere l'ultimo dato, quanti sono andati a votare alle primarie del PD per Renzi nella provincia di Pesaro Urbino, ma c'è un'altra considerazione da fare, che nella provincia di Pesaro Urbino e nella provincia di Ascoli i seggi rispetto al dicembre del 2013 erano meno della metà. Quindi questo è un altro dato significativo da dare. Per cui anche se effettivamente ecco, ve lo dico subito in tempo reale, quindi i votanti nella provincia di Pesaro e Urbino sono stati questa volta 2.080. Alle primarie sempre aperte del 2013 erano stati circa 30.000. Erano stati circa 30.000, per cui abbiamo 2.000 votanti contro, aspettate subito
che vi dico 2080 contro i circa 30.000. Sei capace a fare una proporzione, Tutanio? No. Bene, andiamo bene. No, scherziamo. Dimmi cosa hai bisogno. Quanti elettori... Qual è stato il calo degli elettori nella provincia di Pesaro e Urbino? In diretta? Così, certamente, in diretta. Ripeti il dato? 30.000 contro 2.000. In termini percentuali è enorme. Cioè? Meno del 10% questo. Rispetto all'altra volta. Quindi siamo... Ma più o meno su una sezione locale, è chiaro che una sezione locale non può essere un dato attendibile, però alle 17, sì? Dunque per Renzi avevano votato alle primarie, avevano votato 300 persone, quindi sì? la sera sì. A chiusura dei seggi. Sì? Oggi alle 17, 30 votanti, quindi sì? Diciamo che se più o meno... Sì, non è proprio così, è un po' di... Diciamo che lì era il 10% circa. Quindi... Qui è un po' meno, eh? Un pochino meno del 10%. 8,5, boh, 8 e qualcosa. Ma un pochino meno. Però andiamo a vedere il dato... Andiamo a vedere il dato regionale, perché è interessante... Cari amiche, cari amici del Lab, vedere il dato interessante, il dato regionale. Vediamo se è arrivato qualche mail. Vediamo intanto noi se arriviamo. Aspettate, che tutto in diretta, guardate, almeno nessuno ci può accusare di inventarci cose, niente. Anzi, mi manca il caffè, non so dove è andato. Ma andiamo. Te lo sei bevuto? Ah, l'ho già bevuto? Orca miseria. Cioè, questa era una notizia che non mi ci voleva. Ho già bevuto il caffè e neanche me ne sono reso conto. Pensate come sono messi. Allora, primarie PD del 2013. L'affluenza era... Aspettate che era... Allora, dovrebbe essere, aspettate, è arrivato niente intanto da Ancona. Ma arriverà altro? Perché viene il dubbio. No, dovrebbe arrivare i dati anche suddivisi, ma a questo punto i dati suddivisi per seggi ci... fanno cosa, perché prima di provare a telefonare a Vittoriano Solazzi, volevo giustamente, voglio avere qualche dato in più. Allora, risultati, ecco, vediamo subito questo, però il dato di fatto scusate, il dato di fatto è che l'affluenza nella provincia di Pesaro e Urbino, tutto sommato, è in tendenza con il trend nazionale. Perché abbiamo visto da nord a sud, abbiamo visto che è un flop, quindi diciamo che la percentuale del 10% ci siamo. E però ecco, non dobbiamo sottovalutare il dato che erano aperti soltanto la metà dei seggi. Cosa diciamo? Chiamiamo il... Guardate, ce li ho qua. Nelle Marche questa volta hanno votato in... Dimmi? 30.000? No. Cos'era, 11.000? Beh. 11.006 e rotti.
Quindi 11.006, 11.000 per l'esattezza, non ci vedo da qua. 11.676 contro i circa 80.000, 90.000 del 2013. Quindi siamo sempre sulla soglia di un 10%, posto il fatto che non si possono fare, a mio avviso, questi raffronti. Quindi il dato indicativo di queste primati e PD nella regione Marche è quello che è un trend coerente con il flop registrato a livello nazionale. Bene o male possiamo dire che c'è stata un'affluenza in tutta Italia, vi do un dato, per esempio, riferito alla Liguria: siamo al circa un 10%, quindi siamo assolutamente nella media nella regione Marche. E vi do anche un commento politico. Quindi Stefano Fassina ha attribuito la responsabilità ha dato una responsabilità alla decisione di giovedì. Comunque in tutta Italia c'è stato un deserto dei seggi. Possiamo dire e non essere smentiti che nella regione Marche l'affluenza è stata buona, in linea con quanto accaduto nelle altre regioni. Nella provincia di Pesaro e Urbino è stata leggermente meno da quello che vediamo, ma bisogna considerare un dato di fatto, che nella provincia di Pesaro e Urbino, così come nella provincia di Ascoli, questa volta rispetto all'anno scorso sono stati allestiti la metà dei seggi. E per cui il problema qui, cari amici, si pone. Il vicepresidente nazionale del Partito Democratico, nonché presidente della provincia di Pesaro Urbino, che ha definito queste elezioni nella provincia di Pesaro elezioni farsa, che ha ventilato insieme alla senatrice Camilla Fabbri che ha quasi messo in dubbio la legittimità del nuovo segretario. Ebbene, un'ora fa abbiamo visto che continua a sostenere la tesi, per quanto riguarda le Marche, la provincia di Pesaro Urbino, continua a sostenere la tesi elezioni farsa del segretario regionale e mi sta bene. Ecco, bene, elezioni farsa, ma allora sono elezioni farsa in tutta Italia. Elezioni farsa in tutta Italia per quale motivo? Per il motivo semplice che l'affluenza è stata bassissima in tutta Italia. Ma non solo, se lui sostiene che elezioni farsa sono state nelle Marche, deve sostenere la stessa tesi anche per le altre 13 regioni. Ma non solo, c'è un'altra cosa su cui insistere. Nella provincia di Pesaro Urbino lo scostamento di voti rispetto alle altre federazioni, giusto parlare di federazioni, è stato marginale. Per cui l'appello al boicottaggio dei notabili, Matteo Ricci, senatrice Fabbri, eccetera, non ha funzionato. Perché se avesse funzionato, nella provincia di Pesaro e Urbino sarebbe dovuto andare a votare la metà della metà, a maggior ragione considerando il fatto che sono stati allestiti la metà dei seggi. Per cui spiace constatarlo, ma l'appello
di Matteo Ricci al boicottaggio è andato a vuoto. E comunque addirittura nel resto della regione non l'hanno manco ascoltato. Per cui uno che è vicepresidente nazionale del PD, che propone una cosa e manco viene ascoltato, beh, è un aspetto su cui penso debba assolutamente riflettere. Quindi diciamo, sostanzialmente, facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo segretario regionale del Partito Democratico Marche, Francesco Comi. Diciamo che ha ottenuto un ottimo risultato. Diciamo che come nuovo dirigente del partito responsabile insieme ai suoi nuovi omonimi d'Italia, quindi agli altri suoi colleghi segretari regionali, dovrà fare una riflessione sui motivi per cui queste primarie non hanno avuto lo stesso appeal rispetto alle altre primarie, posto il fatto che è un calo fisiologico, non si può mai paragonare, non si possono paragonare queste consultazioni a quelle del 2013, quando in corsa c'era Matteo Renzi. Però una riflessione va fatta, una riflessione politica, politica. Perché la gente è distaccata dal Partito Democratico? Come mai queste primarie non hanno funzionato, benché fossero aperte? Scarsa comunicazione? La scelta politica, come sostiene l'ex viceministro dell'economia Fassina, che la scelta politica di giovedì di sfiduciare il governo Letta? Beh, sono tutte motivazioni politiche che però vanno al di là, vanno oltre la motivazione dell'attaccamento alle poltrone. E no, cioè, ragazzi, rendiamoci conto, i dirigenti della provincia di Pesaro e Urbino del Partito Democratico o sono scarso di idee, oppure secondo me, lasciamo stare. Io avevo fatto un appello ben preciso, siccome Luca Ceriscioli le sue buone ragioni le aveva e le ho dimostrate, per cui non rinnego assolutamente nulla, avrebbero fatto più bella figura i suoi sostenitori a dire: per il bene del Partito Democratico andate a votare, torna a insistere, votate piuttosto Ceriscioli. Invece la parola d'ordine dei ricciani era uno, è stata una soltanto: boicottare il voto. Purtroppo questa operazione non gli è riuscita, non gli è riuscita, non gli è riuscita, perché il boicottaggio, torno a insistere, che loro hanno auspicato, non ha funzionato. Avesse funzionato, nella provincia di Pesaro e Urbino e nelle Marche sarebbero dovuti andare a votare meno della metà. Adesso Tanio, io sono quasi intimorito, perché chiamare il segretario, il presidente dell'assemblea legislativa Marche, che io conosco, non lo nego, lo conosco, ma non ho quella confidenza come si può immaginare, cioè, perché oggi facciamo un breve antefatto, amici, perché qui è come se fossimo una famiglia, no? Una grande famiglia. Adesso vi prometto, faccio una promessa, che la prossima settimana in uno degli approfondimenti infrasettimanali ci sarà qui con me un ospite, un gatto, per cui faremo una trasmissione con un gatto. Tanio, io ti avverto, ci sarà un gatto qui. Il tuo? Attenzione, perché io ce ne ho quattro. Ho chiamato dei cinesi, ho chiamato una comunità cinese, mi hanno detto che me ne procurano una, io non lo so. Ah no, quelli te lo procurano arrosto. Dici? No, certo, di no. Scherzi a parte, amici della... Cioè, io ammiro chi a quest'ora 22:50 di domenica sera, appena terminata la partita, la Roma ha dato una scoppola alla alla Sampdoria, ha vinto 3-0. Diamo anche una notizia di stampo mafioso. No, sportivo, scusate. E su RT Radio in questo momento ci sono parecchi ascolti. Sto notando che ci sono parecchi ascolti. La cosa imbarazza anche un po', perché siamo due sfigati.
il presidente Matteo Ricci, che è in diretta su Sky TG24, che starà facendo chissà quali analisi e intanto si starà rodendo e dirà nella mia provincia: ma perché non è andato peggio di come è andato il risultato? E io gli esprimo tutta la mia massima e più sincera solidarietà. Però io invidio Tanio, chi a quest'ora della domenica è sotto le coperte, no? Non indaghiamo per quale motivo è sotto le coperte, però l'intimità di un letto. Ah, pensa che meraviglia. Noi invece qui a parlare ancora una volta di politica. È un po' un assurdo, perché anziché parlare di queste cose, sarebbe stato meglio parlare di problemi dell'Italia, oppure essere sotto le lenzuola a letto, no? Però il problema è che i nostri dirigenti continuano a non parlare d'Italia. Vi dicevo, Vittorio Diano Solazzi oggi sul Resto del Carlino ha lanciato così: Solazzi ora prende di petto Ricci e soci, volevano decidere nelle segrete stanze. E ha fatto un attacco nei confronti di Ricci che mi sembra quasi che mi abbia copiato, perché io, quando ho fatto il controdiscorso a Ricci, ho detto: sto qui, Ricci è un vecchio che è sceso in politica nel 94, quando è sceso Berlusconi. E Solazzi oggi dice, a proposito del boicottaggio al voto: intanto mi meraviglio che un dirigente parli in questa maniera del suo partito, e che le primarie vadano bene quando lui si candida sindaco e siano una farsa in altre occasioni. In realtà Ricci non ha le carte in regola, perché non è certo lui che rappresenta il rinnovamento, anzi è da 20 anni ai vertici del partito grazie al suo padre putativo Palmiro Chielli. Matteo Ricci è il vecchio che si ricicla e vuole paragonarsi a Renzi, è davvero incredibile. Beh, io su questo sapete come la penso su Ricci, per cui non ho assolutamente problemi a condividere questa chiave di lettura. Dico un'altra cosa, terza riflessione: boicottate il voto, lo ha detto il vicepresidente nazionale del Partito Democratico Matteo Ricci. Se voi foste in un'azienda, posto il fatto che la carica di vicepresidente nazionale conta un cazzo, perché è giusto un contentino, però però Ricci è, quando si presenta, dice: io sono vicepresidente nazionale del Partito Democratico, non sono vicepresidente del circolo Moana Pozzi ritorna in vita o Cicciolina torna in politica, no, sono vicepresidente del Partito Democratico, e va bene, qui ci sta. Ma un vicepresidente del Partito Democratico che dice di boicottare il voto e quindi fare un danno al suo stesso partito, immaginatevi un po', cari amiche e cari amici dell'Hub, voi foste in un'azienda, foste il vicepresidente dell'azienda e andaste a dire: impiegati, operai, parlate male della mia azienda. Cioè, i casi sono due: o vi guardano gli operai, le maestranze, o vi guardano e dicono: questo è impazzito, oppure non vi ascoltano. Noi abbiamo registrato il paradosso che il vicepresidente nazionale del Partito Democratico ha invocato il boicottaggio al voto nonostante la sua carica. Ma c'è un altro aspetto: come mai gli anni precedenti, quando si parlava di partito, di primarie, guai criticare? Quando ci sono state le primarie per i parlamentari, che quindi Ricci e i suoi avevano messo tutti loro, Marchetti, Fabbri, avevano fatto tutti questi giochetti per fare uscire i loro parlamentari, se uno provava a dire: sono primarie di apparato, è la Madonna, guai. La prima cosa che ti dicevano: tu critichi le primarie? Tu non rispetti il lavoro dei volontari. Giustamente. Tu sei rispettoso dei cittadini che liberamente vanno a votare. È vero. Ma scusate un attimo, ma allora come mai 2 anni fa, l'anno scorso, se uno diceva un qualcosa era irrispettoso, e questa volta che addirittura sono una senatrice
e il vicepresidente nazionale del Partito Democratico ad appellarsi contro il boicottaggio, va tutto bene? Sì, quindi i volontari, per carità, gli sforzi che oggi i volontari hanno fatto, va tutto bene. Un bel esempio di democrazia, devo dire la verità, ma d'altra parte... Tanio, quanti è che ci ascoltano? Sto vedendo che ci ascoltano un po'. Non diciamolo sottovoce. Allora, noi usiamo più di una piattaforma. Ho capito, non mi interessi i dati, sto vedendola. Quindi diciamolo sottovoce. Matteo Ricci è un vecchio comunista mascherato, nato nella sinistra giovanile, sceso in campo quando è sceso in campo Berlusconi nel 1994. I comunisti perdono il pelo, ma non il vizio. Vogliamo dirlo sottovoce così nessuno ci sente? Anche se secondo me Ricci di comunista ben poco e di paraculaggine ha un gran tanto. Il presidente Matteo Ricci stasera è impegnatissimo a Roma a Sky TG24, domani sarà impegnatissimo a Roma per sudarsi. A proposito, Tania, ma glielo daranno un sottosegretarietto a Ricci? No, perché sai che lui ambisce andare a Roma, no? Adesso, quindi, stasera è a Sky, domani lavorerà per avere un qualche riconoscimento da parte di Matteo Renzi nella squadra di governo. Non so se ci riuscirà, però ecco, se lui giustamente vuole replicare alle critiche, non le critiche che gli faccio io, che non sono nessuno, ma alle critiche che gli ha mosso il presidente dell'Assemblea Legislativa Regione Marche, Vittoriano Solazzi, può tranquillamente intervenire. Possiamo anche dedicargli una puntata solo ed esclusivamente per lui, dove lui può raccontarci tutto quello che vuole e convincermi, ma soprattutto convincerci che effettivamente Matteo Ricci non è il politico che io ho descritto nelle scorse puntate e soprattutto non è il politico che descrive Vittoriano Solazzi, ma è un politico dinamico che non ha vissuto solo di politica, come ha detto Solazzi, anche se è un po' difficile questo smentirlo, perché vedendo la sua vita bene o male è nato nel PD, cioè è nato nei DS, ha fatto carriera grazie al partito. Però ripeto, lui può intervenire in qualsiasi momento e possiamo anche dedicargli una puntata interamente per lui. So che non gli frega niente di RT Radio, perché ripeto, lui viaggia su ambiti ben più alti a livello nazionale, per cui, per carità, tutto rispetto, è una personalità che domani mattina appena sveglio deve, a mio avviso, prendere un provvedimento rispetto al Partito Democratico a livello nazionale, ossia deve prendere atto di che cosa? Che queste primarie per l'elezione regionale, per l'elezione dei segretari del Partito Democratico in 14 regioni sono andate male, diciamo la verità, c'è stato un crollo dell'affluenza generale, non soltanto nelle Marche, ma c'è stato un crollo in tutte le regioni. Nelle Marche possiamo dire che il risultato è stato buono, comunque in linea con quello che è stato il trend regionale. Possiamo altrettanto dire che nella provincia di Pesaro e Urbino non c'è stato il crollo del voto auspicato da qualcuno, anzi c'è stato forse siamo sotto il 10%, posto il fatto che non si possono fare i raffronti col 2013, ripeto, però non c'è stato un crollo, anzi il calo rispetto alle altre federazioni della regione Marche è giustificato
dal fatto che nella federazione di cari amiche, cari amici dell'arte, io quando vedo queste cose mi incazzo. Che è successo? Notizia ANSA. Luca Ceriscioli. Allora, io non mi vergogno a dire, ho difeso la posizione di Ceriscioli, perché credo che Renzi abbia fatto, cioè potevano comportarsi diversamente. Non ho condiviso, e questo l'ho detto anche la scorsa settimana, l'appello al boicottaggio, però scusatemi, ma Ceriscioli il grande escluso dichiara: flop affluenza, Renzi ne prenda atto. Quello che temevamo si è avverato. Il flop delle primarie nelle Marche è sotto gli occhi di tutti. I numeri parlano chiaro. I voti registrati rappresentano il totale fallimento del percorso congressuale che con la giornata di oggi ha subito la sua totale delegittimazione. Mi auguro che il segretario Renzi tragga le dovute conseguenze. E aggiunto a proposito dei dati, guardate, vi do praticamente in diretta questa sua dichiarazione. Aspettate che l'ho perso, perché i dati di Peso Urbino sono netti. Se in occasione delle primarie aperte che hanno visto la vittoria di Renzi avevano partecipato quasi 28.000 cittadini e alle primarie per i parlamentari avevano preso parte 11.000 persone, oggi si sono recati ai seggi nella provincia di Peso Urbino poco più di 2.000 persone, neanche la metà degli iscritti al partito provinciale. Secondo Ceriscioli, questo è palese come una grossa parte del partito si sia sentita esclusa e non rappresentata. Il confronto è stato soffocato da un dibattito scadente che non ha entusiasmato gli elettori. Io auspicavo da parte del sindaco di Peso Urbino e da parte dei dirigenti locali un segnale di intelligenza e di equilibrio. Dall'inizio alla fine ho sottolineato, non io, lo hanno sottolineato le notizie ANSA, i grandi quotidiani nazionali, che il vero dato politico di queste primarie tenutesi in 14 regioni, oltre alla provincia di Peso Urbino, è il flop dell'affluenza. Da nord a sud, dal Piemonte al Lazio, passando per le Marche. Le Marche, quindi, il dato delle Marche deve essere letto in questo contesto, tant'è che Stefano Fassina, che non è il primo che arriva, ha dichiarato all'ANSA che questo flop delle primarie a livello nazionale è legato, potrebbe essere legato, alla scelta di dare la sfiducia al governo Letta decisa nella direzione di giovedì scorso. L'ha dichiarato Stefano Fassina, ex viceministro all'economia. E adesso Ceriscioli continuano a insistere sul flop delle Marche. Ma sono pazzi? Vogliono prendere per il culo la gente? Stoppiamo 3 minuti e poi ritorniamo per la parte conclusiva. Sai, un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati.
Un bastone marcio per lui è sufficiente. Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone puoi dire la stessa cosa? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante possono farti sentire straordinario? Combattete l'inciviltà e l'ignoranza. Educate il mondo che vi circonda ad amare gli animali. È un'iniziativa di questa emittente, in collaborazione con Giorgio Perkins. La voce fuori campo è quella di Giorgio Perkins. C'è una piaga che sta dilagando le nostre città. Una piaga che impoverisce le persone. È la piaga delle slot machine. Ci sono persone che si giocano tutto quello che hanno. E se mi giocassi la Basilica di San Nicola? Se mi giocassi il Duomo? E se mi giocassi il Battistero? Se mi giocassi il Palazzo dei Normanni? Se mi giocassi il Castel dell'Ovo? Se mi giocassi la Mole Antonelliana? E se mi giocassi l'Arena? Ti giocheresti la cosa più preziosa che hai? Ogni giorno, sotto casa tua, c'è una nuova sala slot. Non fa bene a nessuno. Non fa bene proprio a nessuno. È soltanto un segno di inciviltà. Basta con le slot. Basta con le slot. Basta con le slot. Riprendiamoci le nostre città. Tu che sei parte di me, ultima luce, ultima insegna accesa. Tu sei parte di me, si dice per amore. E si può dire a seguito di un atto d'amore. Decidere noi oggi di donare i nostri organi è un atto di alta civiltà e toglie ai nostri cari, in un eventuale momento difficile, la responsabilità di prendere una decisione. Tu puoi dare la vita. Informati su doniamo.org. È una campagna di Pubblicità Progresso. La Lanterna Bianca Associazione Onlus indice la 13ª edizione del Premio Internazionale di Aristico in memoria di Filippo Maria Tripolone. La partecipazione è gratuita, una giuria sceglierà i lavori che risulteranno migliori sotto l'aspetto socio-umanitario. Scadenza 15 maggio 2014. Info, regolamento e premi su www.lanternabianca.it. Mandalo in radio. Mandalo in radio. Mandalo in radio. Mandalo in radio. Se pronunci le parole, mandalo in radio, tutti ascolteranno il tuo messaggio. Attenzione, non fare lucro. Una segreteria telefonica è a tua disposizione al numero 0722 1976053. Mandiamo in radio. Eccoci amiche e amici del Lab. Stiamo arrivando veramente alla conclusione di questa puntata dedicata alle primarie del PD. Nulla, vi ho lasciato con una dichiarazione del sindaco Luca Ceriscioli, che addirittura parla, e veramente io quando vedo queste cose mi amareggiano, perché la competizione politica deve essere aspra, per l'amor del cielo, però richiede anche delle prese d'atto. E mi spiace veramente vedere come si continui. Io capisco Matteo Ricci, capisco Luca Ceriscioli, che sono in difficoltà, però non mi può il sindaco di Pesaro
dichiarare il flop delle primarie nelle Marche sotto gli occhi di tutti. I numeri parlano chiaro, i voti registrati rappresentano il totale fallimento del percorso congressuale che con la giornata di oggi ha subito la sua totale delegittimazione. Mi auguro che il segretario Renzi tragga le dovute conseguenze. Io l'ho difeso Ceriscioli, lo rispetto, ma certe dichiarazioni non sono ammissibili. Dall'inizio alla fine il sottoscritto RT Radio vi ha dimostrato quello che domani potrete leggere sui giornali. Le primarie del PD sono state un flop in tutte le 14 regioni nelle quali oggi si è votato. Tant'è che Pippo Civati e Stefano Fassina lanciano degli appelli, cioè si pongono delle questioni in termini politici e praticamente dicono: dobbiamo fare autocritica, non sono andati a votare, gli italiani non ci hanno seguito. E Fassina giustamente si chiede: non ci avranno forse seguito per la scelta di abbandonare, di dare la sfiducia al governo Letta? Ecco, queste sono riflessioni che vanno fatte nel momento in cui il flop è un flop generale. È un flop generale. Adesso aspettate un attimo che vi dico in tempo reale guardate PD primarie è un flop l'affluenza alle urne, cioè il Corriere della Sera, cioè non è che lo dice il Lab, non è che lo dice il Lab, la stampa, flop, affluenza alle primarie regionali. Allora come può un sindaco come Luca Ceriscioli, che ambiva a diventare un dirigente del partito, prendere per il culo i cittadini marchigiani e pesaresi facendo credere loro che il flop si è registrato soltanto nelle Marche, soprattutturo nella provincia di Pesaro e Urbino? Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Il flop è stata una tendenza generale di tutta Italia alla quale occorre dare una risposta politica oggettiva e seria. Non si può ricondurre il flop, perché allora scusate, ma in tutte le regioni non sono andati a votare perché si sono scandalizzati del caso Ceriscioli dopo che è diventato un caso nazionale andando sulla stampa? Cioè se Ceriscioli con Ricci, che è colui il quale comanda Ceriscioli, questa è la cosa grave, se Ricci, Ceriscioli e company continuano a percorrere la strada della non legittimazione del voto, benissimo, domani mattina Matteo Ricci deve andare a Roma, non, o se è già rimanerci, non per cercare di avere un posticino al governo, ma deve essere coerente, dire benissimo,
per me il candidato che io sostenevo diceva che nelle dice che nelle Marche il voto, l'esito, il congresso è delegittimato. Benissimo, allora caro Matteo, siccome il candidato dice che tu devi trarre le dovute conseguenze, ma siccome il totale fallimento come lo definisce nelle Marche del percorso congressuale, come lo definisce Ceriscioli, riguarda tutte le regioni, io devo chiedere il commissariamento di tutte i segretari regionali delle Marche. Il continuare però a far credere, io capisco, la loro strategia era quella di dire boicottiamo il voto. La loro strategia di boicottare il voto sarebbe riuscita se si fosse registrato un crollo dei voti in tutta la regione, in tutte le 14 regioni in cui oggi si è votato, ma se dall'altra parte, nella regione Marche, si fosse avuta la metà dei consensi. In poche parole, se il crollo è stato, ipotesi, del 70% in tutte le regioni d'Italia in media, benissimo, nelle Marche doveva essere del 95%, in realtà non è così, perché le Marche sono in tendenza, in linea con le altre regioni, e la provincia di Pesaro e Urbino, dove Ceriscioli dice neanche andata a votare neanche la metà degli iscritti, eccetera, eccetera, come mai Ceriscioli non dice che nella provincia di Pesaro e Urbino è stata allestita la metà dei seggi? Come mai non dice che sono stati allestiti 54 seggi anziché gli oltre 100 delle ultime primarie con Renzi? Come mai non dice che Renzi ha un carisma, ha un effetto dirompente rispetto a chiunque altro candidato regionale? Come mai Ceriscioli non dice che in queste ultime primarie molti seggi li hanno fatti trovare chiusi e hanno fatto di tutto la segreteria provinciale del Partito Democratico di Pesaro e Urbino per non agevolare le votazioni? Perché non pone risposte ai quesiti? Per cui la domanda senza risposta, ma vi assicuro che per mercoledì sera, vi do l'appuntamento a mercoledì sera, segnatevelo, se avete di meglio da fare, c'è qualche partita mercoledì, no? Tania? Boh, io non seguo lo sport, no, però non se penso. Avete una dolce metà, non trascurate la dolce metà, se avete l'amante, andate con l'amante, perché il mercoledì sera è un giorno buono tutto sommato, no? Se invece avete tempo da perdere, sintonizzatevi su www.rtradio.it. mercoledì sera a partire dalle ore 21:15 continueremo su questo filone. Non solo, mercoledì sera vi dimostreremo con i dati alla mano come Ceriscioli sbagli, vi aggiorneremo su quello che Matteo Ricci farà e dirà. Io mi auguro abbia un minimo di intelligenza, ma non mi sembra, per dissociarsi da Luca Ceriscioli. Ma io la domanda che voglio porre a Luca Ceriscioli, alla senatrice Camilla Fabbri, al presidente della provincia di Pesaro e Urbino Matteo Ricci, in poche parole a tutti quanti, a quel cerchio magico che sostiene la delegittimazione di questo percorso congressuale e quindi chiedono un intervento di Renzi, voglio fare soltanto questa semplice domanda: perché non dite ai vostri concittadini la realtà come sta? Perché non dite che il crollo dell'affluenza si è registrato in tutto delle 14 regioni nelle quali oggi si è votato, vale a dire Piemonte, Friuli, Veneto, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Molise. Come mai quindi il tracollo
si è verificato in tutte le regioni e non soltanto nelle Marche. Anzi, perché non dite che nelle Marche tutto sommato la situazione è andata meglio che altrove? Come mai non dite che nella provincia di Pesaro e Urbino si è registrato un lieve gap rispetto al contesto regionale, ma comunque di poco? Comunque, diciamo poco? Come mai quindi non dite che se effettivamente nella provincia di Pesaro e Urbino ci fosse stato quel crollo di cui voi parlavate, si sarebbe dovuto registrare meno della metà, cioè un calo triplo, doppio rispetto a quanto effettivamente è accaduto? E come mai non dite che nella provincia di Pesaro e Urbino, come in quella di Ascoli, è stata allestita la metà dei seggi rispetto alle ultime primarie? Come mai non dite già sin d'ora che a livello nazionale qualcuno, giustamente vedendo il flop generalizzato comune a tutte le regioni, si è posto qualche riflessione in termini politici? Come mai volete prendere per il culo i cittadini facendo credere loro che il flop è una questione solamente marchigiana e della provincia di Pesaro Urbino, quando invece sapete perfettamente che non è così? Come mai? Eppure i cittadini possono verificare con i propri occhi che sindaco Ceriscioli e presidente Matteo Ricci, quello che dite sono delle boiate. Perché non è ai tempi in cui lei presidente nel 1994 scese in campo per conto dei democratici di sinistra. Non è come a quei tempi, quando ancora il web non era così sviluppato. E magari nel 1994 lei poteva far credere che in inverno nascono le ciliegie e in estate invece i cazzi. No, così glielo dico, perché lei è una persona molto d'ironia, quindi mi rivolgo proprio a lei, no? Per cui quando lei è sceso in campo nel 1994, cioè 20 anni fa, lei poteva dire questo. Ecco, come mai la gente può andare a verificare con le proprie manine su internet e rendersi conto che li state prendendo per il... Come mai? Ci vediamo mercoledì sera. Vi prometto, care amiche e cari amici del Lab, che in questi giorni faremo di tutto per contattare il sindaco Luca Ceriscioli o quantomeno il presidente Matteo Ricci. Perché giustamente, per correttezza, noi vogliamo porgli queste domande e noi, nel nostro piccolo, siccome in poche parole gli diciamo che stanno sbagliando, che stanno falsificando la realtà, vorremmo che a queste obiezioni ci rispondessero mercoledì sera in diretta con tanto di dati. Per cui, se loro ci riusciranno mercoledì sera, qualora volessero intervenire, per carità, Matteo Ricci, ripeto, viaggia su binari molto più alti, però io dico, qualora loro mercoledì sera volessero intervenire in diretta su RT Radio a partire dalle ore 21:15. E soprattutto, dati alla mano. Noi porteremo i dati sulle primarie di tutte le regioni. Loro devono fare altrettanto. Siccome la matematica non è un'opinione, se loro mi riusciranno a dimostrare che nelle altre regioni non c'è stato un flop, ma che nelle altre 13 regioni in cui si è votato nella provincia di Bolzano sono state tutte rose e fiori, e che il flop si è registrato soltanto nelle Marche e nella provincia di Pesaro e Urbino, noi gli chiederemo umilmente scusa. Accettino questa sfida.
Cari amiche, cari amici del Lab, un cordiale saluto, una buona, ormai sono le 23.43, quindi una buona, un buon ultimo scorcio di domenica e soprattutto un buon inizio di settimana. Ecco, naturalmente vogliamo dire ai nostri amici che gli appuntamenti diventeranno sempre più costanti, cominceremo a avere, diciamo, non una quotidianità, però ci cominceranno a sentire sempre un pochino di più. Per adesso vi diamo l'appuntamento per mercoledì sera 21.15. Che giorno è mercoledì? Bisogna essere precisi. Bisogna essere precisi. Oggi che giorno Oggi è? Oggi è 16. 16 per mercoledì 19 febbraio alle ore 21.15 su www.rtradio.it torneremo a parlare di primarie del PD e speriamo di poter ospitare in diretta o il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli o il presidente della provincia di Pesaro Urbino Matteo Ricci, come questa sera è intervenuto il presidente dell'assemblea legislativa Marche Vittoriano Solazzi, che ringraziamo. Penso che anche costoro possano avere l'umiltà di dare la propria voce a una piccola radio. Buonanotte. No, scusate, deve dire sì, qualcosa. No, tranquillo, tanto chiudo io, quindi non chiudi tu? Bene. Allora, prima di salutarci, se volete fare i vostri scusate. Che è successo? Notizia dell'ultima notte? Notizia dell'ultima ora. Vedi, io lo sapevo. Notizia dell'ultima ora, ci ascolta una persona addirittura che mi fa molto piacere e che voglio ringraziare, una persona dalle parti di Montecatini Terme, che in real time mi ha dato alcuni aggiornamenti, vedo qui, ora io purtroppo la memoria mi tradisce, borgo di qualche località, comunque ecco, devo dire la verità, ci seguono non soltanto dalle Marche. Questa persona che è stata a seguirmi, a sopportarmi così con fedeltà, voglio ringraziarla, quindi un ringraziamento particolare. Beh, il nome lo possiamo dire senza cognome, il nome, l'inizio, la prima lettera. Oddio, la prima lettera, adesso aspetta perché io... Va bene, dai. La lettera inizia con... Allora, vi posso dire... Nome, dai. Lettere, nome, cognome, eccetera. No, cognome no. No, l'iniziale. Ah. Così ringrazio questa persona, D.G., non Dolce Gabbana, attenzione, D.G.M., Domodossola, Genova... Milano. Ecco, ringraziamo questa persona che è già la seconda volta che mi segue assiduamente, quindi ecco, colgo l'occasione di ringraziarla, e come la ringrazio concludo con un bel po'. Con un bel po'. RT Radio. Non il fiume Po, un bel po'. No, un bel po'. Alla pesarese, no? No, un bel po' di stronzate. Certo. La campagna elettorale di Matteo Ricci si chiama un bel po', certo, un bel po' di stronzate. Bene, allora, amici, vogliamo... andiamo a ecco. Nanna, che sennò ecco, qui lasciamo, si fa giorno. Prendete carta e penna. Se volete contattarci, info@rtradio.it, telefono 0722 71 0007, www.rtradio.it è il sito per chi ci segue sulla piattaforma Spreaker, e basta. Il podcast tra un paio di giorni, ogni trasmissione che facciamo in radio poi avrà il suo podcast massimo entro due giorni, e basta a questo punto. Grazie. No, vi do un dato, questa sera è stata la serata più seguita, io davanti a me ho i dati su quanti ci ascoltano e devo dire la verità, un pochino mi vergogno, perché effettivamente sono, ve lo dico col cuore, sono tanti, siamo nati da un mese, non abbiamo investito nulla in pubblicità, ho qui Tanio che si fa un culo tanto, motivo per cui molte volte abbiamo anche degli scontri verbali, perché io amo improvvisare, per cui vi dico, la serata di questa sera l'ho chiamato questa, ci siamo visti ieri sera, siamo stati insieme fino alle 2,
vi racconto questo aneddoto. Io non mi sono permesso di dirgli, anzi non mi è venuto in mente. Poi stamattina volevo andare a fare un giro, poi mi sono svegliato un pochino più tardi sera e ho detto, ma porca miseria, questa sera quasi quasi possiamo fare uno speciale sulle primarie. Alle 11 lo chiamo, dico, Tanio, ascolta, stasera... lui giustamente mi dice quello che mi direste voi, ma perché non me l'hai detto ieri sera? Siamo stati insieme fino alle 2, potevi dirmelo, no? E giustamente è stata un'ora per farmi capire come l'improvvisazione, quando ci sono problemi di linea come abbiamo noi qui, e anche problemi di manodopera, nel senso che non è che abbiamo dipendenti come una radio, quindi anche l'improvvisazione può diventare una conquista. E quindi gli ho detto, guarda, ancora stavolta, veramente gliel'avevo già detto la volta scorsa, per cui io normalmente gli faccio un'improvvisazione alla settimana, per cui ogni settimana gli dico l'ultima volta è stasera. Devo dire la verità, stasera vedendo gli ascolti, e ve lo dico proprio col cuore, io non vado molto agli ascolti, però la gratifica deve essere per chi lavora, cioè io alla fine parlo e non faccio un cazzo. Dall'altra parte c'è uno che molte volte, voi non lo vedete inquadrato, però o gli va giù la linea, o gli va giù lo streaming, mi fa degli strani segnali che dico ogni volta, dico mamma mia cosa succede, no? La mattina quando mi telefona Gabriele e ogni volta dico ecco qui, o non è andata a buon fine il podcast, o c'è problema di connessione, come due settimane fa quando per un weekend si è rimasto senza linea. Noi siamo in campagna. Purtroppo. Siamo in campagna, non in Camporella, in campagna. Siamo in campagna. E quindi sono contento per lui, soprattutto. Quindi è una gratificazione. Vi ringrazio, torno a insistere, vi ringrazio perché in neanche un mese, un pochino, veramente, stiamo vedendo crescere una pianta, e un minimo di orgoglio, un minimo di soddisfazione c'è, e speriamo un domani di poter parlare anche di politica vera, cioè di politica in termini di contenuti, quando la classe dirigente ce ne darà l'opportunità. Fin tanto che loro continuano a parlare di stronzate, noi li seguiremo nel campo delle stronzate. Buonanotte.